La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Ha parlato dei suoi rapporti con i vari prefetti succedutisi a Caserta, smentendo ogni tentativo di condizionamento. Nicola Cosentino, ex sottosegretario all'economia, imputato per concorso esterno in associazione camorristica, a partire dalla nota circostanza delle chiavi della Reggia di Caserta, dove Cosentino abitualmente andava a fare jogging, che gli furono sequestrate a casa, suscitando parecchio clamore mediatico. Quelle chiavi, ha spiegato l'ex coordinatore regionale di Forza Italia e PDL, me le diede tra il 2008 e il 2010. Quando ero sottosegretario al governo Berlusconi, l'allora prefetto di Caserta Ezio Monaco, che credeva potessero servirmi per evitare di essere disturbato da altre persone mentre correvo, ma non fui io a chiederle, anche perché alla fine non le ho mai utilizzate. Come ogni casertano, ha proseguito, avevo l'abbonamento annuale. Durante la perquisizione, infatti, le chiavi furono trovate nella stessa busta inviatami da Monaco, con ancora legato il biglietto che mi aveva mandato. Le chiavi non le ho mai riconsegnate al prefetto per evitare di fargli uno sgarbo istituzionale. L'ex sottosegretario ha riferito anche dei suoi rapporti con l'ex prefetto Maria Elena Stasi, eletta nel 2008, parlamentare nel PDL, condannata in passato per un appalto finito ad una ditta vicina a Clan dei Casalesi e imputata con Cosentino nel processo sull'azienda di carburanti della sua famiglia. È finito agli arresti domiciliari il giovane 19enne di Orta di Atella che la scorsa estate eseguì una rapina a Riccione. I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con quelli della compagnia di Riccione, hanno eseguito qualche ora fa l'ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti del ragazzo riconosciuto colpevole di rapina aggravata in concorso, episodio avvenuto lo scorso agosto. Il ragazzo è stato ristretto presso la propria abitazione e posto a disposizione della competente autorità giudiziaria. Liste d'attesa, tetti di spesa, mobilità passiva e contratti con le strutture convenzionate. Si è parlato di questo ieri nel corso di un incontro avvenuto nella sala giunta di Palazzo Santa Lucia, dove il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha incontrato i vertici delle aziende sanitarie ospedaliere della Campania. I responsabili delle strutture sanitarie regionali entro 7 giorni produrranno una dettagliata relazione su eventuali criticità per poter affrontare e risolvere l'emergenza delle liste d'attesa. Personale, turni, tecnologie, punto per punto si avrà un quadro dettagliato della situazione di inizio anno e si interverrà immediatamente per abbattere i tempi di attesa. E poi i tetti di spesa, occorre garantire l'assistenza con copertura finanziaria fino a dicembre 2016, ma in più dovrà verificarsi l'esaurimento già alla fine dell'estate delle risorse. Plauso arriva dal senatore Vincenzo D'Anna. Chiunque abbia a cuore le sorti della sanità in Campania non può che apprezzare la tempestività dell'intervento del governatore De Luca. I tempi di intervento sono congrui, ma necessitano di proposte concrete, ha detto, da elaborarsi anche di concerto con le associazioni di categoria. La mancanza di un'adeguata programmazione, ha concluso D'Anna, è alla base dei disservizi finora registrati e dell'anticipato esaurimento delle prestazioni. C'è da esprimere l'augurio che tale programmazione venga elaborata sulla base delle necessità sanitarie e non della mera compressione, metodo quest'ultimo che ha ispirato la regione nelle ultime annualità. Dopo aver contribuito a ripulire i campetti antistanti la Reggia di Caserta, le imprese associate a PMI Campania chiedono l'adozione delle aree verdi del capoluogo e in particolare delle fioriere di Corso Trieste. L'idea di Piccole e Medie Imprese Campania è quella di mostrare Caserta come una città aperta e solidale, dare alle imprese la possibilità di prendersi cura di beni comuni vandalizzati e vituperati. È necessario, scrivono in una nota stampa, che coloro che si prendono cura del bene comune siano competenti e lo facciano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Nella lettera indirizzata alla Nicolò, a firma del vicepresidente Francesco Marzano, si legge: l'idea, adotta una fioriera, è rivolta ad imprenditori intenzionati a rafforzare la propria attività, ma mira anche a supportare una nuova logica di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza che permetta di ottenere 3 risultati: un territorio più curato, sgravi fiscali per le imprese, più forte senso di appartenenza alla comunità.
Saracinesche abbassate, insegne spente, vetrine vuote o rivestite di fogli di giornali, cartelli con scritti affitta, si uccide, si attività. Si presentano così per le strade di Marcianise molti di quelli che una volta erano negozi ben avviati. Molti imprenditori del commercio sono stati costretti a chiudere per le difficoltà derivanti dalla crisi economica e l'eccessiva vicinanza dei centri commerciali. I problemi che investono il settore del commercio e dell'artigianato locale stanno mettendo in ginocchio del tutto una categoria già duramente provata negli anni. A denunciare la grave situazione di stallo il responsabile dell'ASCOM di Marcianise, Tonino Zinzi, che attraverso una nota dettagliata ha spiegato come i saldi siano partiti in quarta solo nei grandi centri commerciali e ai danni delle piccole attività. Zinzi chiede interventi da parte delle istituzioni per migliorare la situazione logistica, per aiutare la rinascita del commercio in città, creando ad esempio aree di parcheggio a sosta breve nelle strade più commerciali. Sarebbe necessario, spiega la nota, migliorare il sistema di illuminazione pubblica nei punti dove questa è carente per favorire la viabilità e la sicurezza di coloro che si spostano a piedi per lo shopping. Parte a Macerata Campania il progetto Mai più soli, rivolto ai cittadini che abbiano superato i 65 anni di età, in collaborazione con il personale del servizio civile. Il comune, guidato dal sindaco Stefano Cioffi, aiuterà le persone in difficoltà a svolgere attività normali, quotidiane, come andare dal medico, fare la spesa o pagare le bollette. Gli interessati potranno contattare l'ufficio preposto al numero 0823 69 40 21 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 a mezzogiorno. L'iniziativa rientra nelle azioni a sostegno delle fasce deboli nel piano di interventi messi in atto dall'assessorato alle politiche sociali maceratese, coordinato da Andrea Di Matteo. È un modo per confermare la nostra presenza, persone che spesso si trovano in situazioni di solitudine e di disagio, ha dichiarato il primo cittadino Cioffi. La nostra squadra di governo è sempre al fianco della gente, ha concluso, è la linea di condotta che ci guiderà per l'intero mandato. A Limatola trovi Eurogronde e la tua gronda è servita. Eurogronde, telefono 0823 48 11 16 e ti risponde l'ingegner Pietro Di Lorenzo. Pronto, chi parla? Da sempre con Eurogronde. Comunque abbiamo cercato di chiudere bene l'anno solare. Ci siamo riusciti in casa contro il Messina e ora la testa è proiettata alla Paganese, stiamo preparando la partita. Questo è un momento un po' particolare, un po' per tutte le squadre, c'è chi cambia completamente, chi cerca di rafforzarsi, che poi si rafforzi o si indebolisca lo dirà il tempo, però penso che almeno noi in campo stiamo lavorando bene. Parlavi di squadre che si stanno rinforzando, è arrivato Jefferson, ancora prima Marano, qualche altro colpo in canna, insomma è un segnale da parte della società che questa casertana può fare abbastanza, può essere molto competitiva in questo proseguo del campionato. Ma io penso che questo si sia capito già da un po' di tempo, che noi possiamo giocarcela con chiunque, se manteniamo però, a patto che noi manteniamo una determinata identità, che comunque abbiamo espresso dalla prima giornata di campionato. Nel momento in cui non l'abbiamo fatto ci siamo trovati male, abbiamo fatto anche brutta figura. Quindi chiunque arrivi è ben accetto, l'importante è che abbia determinate prerogative di inserimento all'interno del gruppo, perché comunque sia entra a far parte di un gruppo consolidato, di un gruppo che crede in determinati valori, perché poi là le altre tipi di scelte, quelle là sono di natura tecnica e societaria, dove noi non entriamo. L'unica cosa che noi possiamo, di cui possiamo parlare, è quella là all'interno dello spogliatoio, e chiunque arrivi entra in uno spogliatoio sano. Ecco, del resto hai puntato il dito su un tasto particolare, quello del fatto che per fare un campionato di vertice ci vuole anche una certa solidità mentale. Tu sei esperto ormai di campionati di Serie C. Io quello che cerco di consigliare un po' a tutti è di non avere progetti lunghi, e pensare di dare il massimo in questo momento in modo che alla lunga poi uno se lo porta, quindi programmare la testa ad oggi che ci siamo allenati, a domani che poi domani ci sveglieremo e affronteremo la partita amichevole nel miglior modo possibile, quindi avere degli step molto brevi. Che a pensare lungo si fa fatica e poi si perde di vista l'obiettivo, che è quello là settimanale.
Quindi il prossimo obiettivo è questo derby con la Paganese, partita impegnativa già di per sé, poi è un derby, insomma, sai, i derby sfuggono sempre a qualsiasi pronostico della vigilia. A parte che stiamo parlando di una buona squadra allenata da un buon allenatore che ormai in Serie C, nella nuova Lega Pro, si è consolidata. Però parto dal presupposto che, come ho sempre ripetuto, che io ricordo non esiste partita semplice, la prossima che si affronta è sempre la più difficile, che si chiami Foggia o Lupa Roma nasconda sempre delle insidie, e quindi bisogna affrontarle e prepararle nella miglior maniera possibile. Situazione generale di oggi, 8 gennaio. Sull'Italia la pressione va temporaneamente aumentando, tuttavia l'afflusso di aria umida di origine atlantica continua a determinare condizioni di variabilità, specie sulle regioni occidentali. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani 9 gennaio. Su tutto il territorio cielo molto nuvoloso con piogge sparse, temperature previste su Caserta, stazionarie, la massima 15 gradi, la minima 10 gradi, vento sud-occidentale, mare da mosso a molto mosso. Previsione elaborata dall'ufficio meteo di Teleprima a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia dal 1962 garantisce la tua sicurezza.